Carmen Di Pietro imita Katia Ricciarelli, ma sbaglia. Conti firma tutto. Carmen Di Pietro sbaglia a cantare in diretta. Ormai l'arrivo di Carmen Di Pietro nello studio di Tale e Quale Show è un piccolo evento all'interno dello stesso. Da quando ha avuto modo di imitare diversi interpreti, ha sempre espresso la sua volontà di cimentarsi con la lirica, forse per battuta o forse per simpatica follia. Resta il fatto che questa settimana le hanno assegnato Katia Ricciarelli e lei l'ha portata in studio. Peccato che durante l'esibizione lei si sia sbagliata e abbia chiesto a Carlo Conti di riprovarci e quest'ultimo prontamente ha prima fermato l'esibizione e poi l'ha invitata a riprovarci, per la gioia del pubblico in studio e da casa, e di Malgioglio. Cristiano Malgioglio disperato per l'esibizione. Dato il suo look viperesco, non si può dire che Cristiano Malgioglio si sia messo le mani nei capelli. Ma l'esibizione di Carmen Di Pietro lo ha fatto talmente disperare che appena lei ha aperto bocca ha fatto finta di scappare dallo studio, continuando a dire ai giurati che non era possibile ascoltare una roba del genere. Ma quali sono stati i giudizi della giuria di Tale e Quale Show sull'esibizione di Carmen Di Pietro? Malgioglio, ignorato da Roberto Ciuffoli, ha commentato dicendo che non capisco perché non ti abbiano sfrattato da casa e ha poi chiuso dicendo che è stata terrificante. Per Pupo ci sono dei margini di miglioramento, ma è caduto in basso quando gli ha fatto la frecciatina sulla pensione di reversibilità dell'ex. Tale e Quale Show, la vera Katia Ricciarelli telefona su Rai 1. Ci sono state ben due sorprese telefoniche questa sera nel programma di Carlo Conti. La prima riguarda Gianni Morandi che ha telefonato in diretta per complimentarsi con Massimo Bagnato che lo ha interpretato e con la presenza di Luca Laurenti che invece ha interpretato Claudio Baglioni mentre poi c'è stata un'altra sorpresa, ovvero la telefonata di Katia Ricciarelli che ha così commentato la simpatica esibizione di Carmen Di Pietro. La signora mi sembra un po' su di voce. Carlo Conti ha specificato che volevano solamente divertirsi e che il loro è stato un gesto di affetto nei suoi confronti, anche se poco preciso e lei lo ha tranquillizzato dicendogli che Carmen ce l'ha messa tutta, e può venire a sostituirmi qualche volta. Carmen molto carinamente le ha chiesto scusa dicendo appunto di avercela messa tutta.